Il corso principale di Teramo, praticamente, come potete vedere dalle immagini, è un labirinto. È un labirinto, giusto? Giusto, ma ci voleva comunque, su. Un miglioramento ci vuole sempre. Miglioramenti ci vogliono. Che ne pensa però di come sono stati un attimino organizzati i lavori? E sempre sono dei lavori, purtroppo quando arrivano i muratori in casa i disagi c'è sempre. Non mi pronuncio, guarda. È che un commento negativo? Negativo, molto fastidioso. Si passeggia bene qui in centro? Non tanto, non tanto. Che ne pensa dei lavori? È da tanto tempo che fai i lavori, però qua non si risolve mai niente. Ricomincia da capo, è un fastidio enorme però per i commercianti, certo. Poco da commentare. Parla lui che è più esperto di me. È un grosso inconveniente, però è da subire perché purtroppo sono i lavori che si devono fare. Questo migliora la situazione del nostro bel corso, no? E quindi è inutile lamentarsi, va bene così. Questo è il punto praticamente più stretto, impercorribile anche per via delle polveri che si alzano dai lavori che stanno effettuando proprio in questo punto. L'importante è che non durino tanto, che ci sia un termine stabilito e che si possa rispettare. L'opera, il cui costo si aggira sui 3.700.000 euro, finanziata con fondi europei, dovrebbe essere ultimata entro l'estate, così come annunciato dalla Giunta Comunale.